amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong e pratichiamo uno degli esercizi di scioglimento dei muscoli. E sono esercizi molto antichi che vengono tramandati da molto tempo e si dice che la loro attribuzione addirittura, o si diceva, fosse attribuita al leggendario imperatore giallo. Questo per dire che sono esercizi ideati molti secoli fa e che servono sostanzialmente a curare e prevenire le malattie, a fortificare il corpo e quindi anche a rendere, diciamo, più longeva la vita, e servono anche perché servono fondamentalmente a riequilibrare il flusso energetico dell'energia vitale nei diversi organi. Oggi faremo un esercizio che si chiama tenere il pallone, una sequenza di esercizi che può essere inserita in una routine quotidiana e che serve appunto a fortificare il corpo e migliorare la salute. Lavoreremo quindi sulle gambe perché assumeremo la posizione del cavaliere, ma lavoreremo anche sulle braccia e quindi andremo a lavorare anche sullo scioglimento delle articolazioni. Faremo, prima di cominciare questo esercizio, alcuni esercizi di scioglimento delle ginocchia e delle anche. Quindi cominciamo subito. Il primo esercizio di scioglimento delle ginocchia consiste nella rotazione delle ginocchia, quindi andiamo ad unire i piedi, mettiamo le mani, poggiamo le mani sulle ginocchia e andiamo a fare delle rotazioni in senso orario e poi in senso antiorario. Ne faremo 8. Questo è un esercizio importante perché mobilita le articolazioni delle ginocchia e quindi contribuisce al mantenimento della loro elasticità e quindi anche della loro salute. Andiamo a fare 8 in senso antiorario di rotazioni, sentirete un po' anche scrocchiare dei rumori quindi sulle ginocchia, ma questo serve proprio a sciogliere l'articolazione, ne faremo altre 8. Poi andiamo ad aprire i piedi alla distanza delle spalle, poggiamo le mani sulle anche e andiamo a fare delle rotazioni col bacino, anche qui ne faremo 8 in senso orario e 8 poi in senso antiorario. Sono due esercizi semplici ma che sono molto importanti per le articolazioni, quindi di anche e ginocchia, se fatte quotidianamente, quindi tutti i giorni. Ne facciamo soltanto, abbiamo detto, 2 serie, 8 da un lato e 8 dall'altro lato. Fatto questo, andiamo ad assumere la posizione del cavaliere, quindi allarghiamo leggermente le gambe, quindi ad un'ampiezza superiore rispetto a quella delle spalle, e andiamo a fare questo esercizio in diverse fasi. Cioè l'esercizio adesso vi vado a spiegare. Partiamo dalla posizione, da questa posizione, cioè stendendo le braccia con il palmo, con i palmi rivolti verso l'alto. A questo punto poi andremo a scendere con le braccia mantenendo le tese, ma mentre scendiamo, quindi inspiriamo, mentre scendiamo inspirando, e i palmi andranno a guardare verso il basso, manteniamo la posizione del cavaliere con le gambe flesse fino ad arrivare all'altezza delle anche e superare le anche indietro. Arrivata a questa posizione andiamo ad inspirare, quindi portando lentamente per tutta la durata dell'ispirazione le mani verso l'alto con i palmi che guardano in avanti questa volta, e poi andremo ad espirare a prendere la posizione, cioè la mano destra si va a collocare all'altezza delle sopracciglia e la mano sinistra con una rotazione andrà a raggiungere con il palmo rivolto verso l'alto l'altezza dell'ombelico, quindi mano sinistra col palmo che guarda in basso, la mano destra che guarda in basso, la mano sinistra con il palmo che guarda in alto. È come se in questa posizione avessimo un grosso pallone, quindi proprio davanti a noi, per tutta la lunghezza che va dalle sopracciglia all'ombelico, e cominciamo a fare delle oscillazioni verso destra in questo modo, e poi andiamo a ruotare e quindi il braccio sinistro va in alto, il braccio destro va in basso, mantenendo la stessa altezza andiamo a piegare leggermente il sinistro e poi andiamo a rifare l'oscillazione dall'altra parte
e faremo 8 oscillazioni in questo modo, andando ad inspirare, espirare e inspirare, quindi alternando la respirazione. Allora, cominciamo l'esercizio, ritorniamo in posizione e andiamo a stendere le nostre mani e quindi inspiriamo, manteniamo la posizione piegata, espiriamo, la posizione con le ginocchia fesse per tutto l'esercizio, inspiriamo lentamente e adesso assumiamo la posizione, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, inspiriamo lentamente, espiriamo, inspiriamo ed espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Immaginiamo sempre di mantenere il pallone, inspiriamo. Espiriamo, ci muoviamo lungo i bordi della palla, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, come se toccassimo la superficie del pallone, espiriamo, ancora due, inspiriamo, due per lato, espiriamo, inspiriamo, espiriamo. Ancora uno, inspiriamo ed espiriamo. E ora ritorniamo in posizione, stendiamo le ginocchia, manteniamo le braccia lungo i fianchi, chiudiamo gli occhi e percepiamo gli effetti di questa pratica, che è uno degli esercizi di scioglimento dei muscoli. Sentiamo le mani che vibrano, sono calde. Abbiamo con questo esercizio contribuito a regolarizzare, ad equilibrare quindi l'energia yin e yang nei meridiani e con questo abbiamo rafforzato quindi il flusso energetico che nutre i diversi organi. Noi sappiamo che abbiamo 12 meridiani principali, ciascuno associato a organi cavi o vuoti, quindi organi yin, organi yang, e abbiamo 6 meridiani sulle braccia, 3 interne e 3 esterne, 6 meridiani sulle gambe, interni ed esterni. Con questi esercizi andiamo a regolarizzare il flusso di energia che i meridiani portano agli organi ai quali ciascun meridiano è associato, e con questo andiamo a fare un lavoro che non è soltanto di scioglimento dei muscoli, dei tendini, delle articolazioni, quindi a livello fisico, ma andiamo anche a lavorare su un piano sottile, con questo esercizio apparentemente molto semplice, andiamo a regolarizzare il flusso di energia e a nutrire i nostri organi, quindi non solo un lavoro esterno, ma anche interno per la salute del nostro corpo, per prevenire e rafforzare, per prevenire malattie, curare malattie e per rafforzare il nostro stato di salute e anche la capacità del corpo di difendersi dalle malattie. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividete il video in modo che questo video possa raggiungere il maggior numero di persone, perché è un esercizio antico, un esercizio tramandato che ha portato benessere a tante persone. Noi con quest'opera di condivisione portiamo l'esercizio nelle case del maggior numero di persone, perché vogliamo, desideriamo che ciascuno quindi possa avere gli strumenti semplici per poter contribuire ad essere più in forma, più in salute, più forte. E quindi vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima pratica con Top Over Life. Grazie.